Poco fa sei ritornata a casa con uno strappo sul vestito e con i capelli in uno stato da far pietà. Io ti ho chiesto una spiegazione e tu non me l'hai data. Ora è venuto qui un vicino, un rispettabile vicino che mi ha dato questa spiegazione. Hai litigato con una bambina. Ti ho già detto che quando parli con qualcuno non devi abbassare gli occhi. Allora hai bisticciato, sì o no? Guarda che non stiamo facendo il gioco dei muti. Quando faccio una domanda desidero che mi si risponda. Hai bisticciato, sì o no? Lo voglio sentire. Rispondimi. Sì. Sì, signorina. Sì, signorina. Santo cielo, che vergogna, che vergogna. Ma una signorina non può mettersi a litigare in mezzo alla strada come uno di quei ragazzi che lucidano le scarpe. Signorina, anche Enzo fa quel lavoro. Non parli male di Enzo. Io dico tutto quello che penso e nei confronti di chiunque. Perché hai bisticciato? Eh? Perché l'hai fatto? Alza quella testa, quante volte ancora dovrò ripeterlo. Celeste, non farmi arrabbiare, per favore. Perché hai bisticciato? Per niente. E quindi è per niente. Una ragazzina aggredisce una sua coetanea e la sbatte per terra e quando poi le si chiede perché l'hai fatto, le risponde per niente. Ma un motivo ci dovrà essere. No, nessuno. Celeste, ascolta, quando io ti chiedo qual è il motivo di questa lite inqualificabile, ti offro l'opportunità di trovarti un attenuante. Te lo chiedo per aiutarti, Celeste, per evitarti un castigo troppo pesante, solo per questo. E tu invece come mi ringrazi? Rispondendo che non c'era un motivo, nessun motivo. Perché hai picchiato quell'innocente? Non è affatto un innocente. Bene, allora se non era innocente, cos'era? Ti ha provocata? E in che modo ti ha provocata? Sentiamo. Non me lo ricordo. Non te lo ricordi? Ciò di cui ti sei dimenticata è l'esempio di virtù che ti si dà in questa famiglia, in questa casa. Il continuo esempio che ti diamo. La mano generosa che ti è stata tesa per aiutarti. Tu vivi come una regina, non ti manca niente, ma non basta. Ti burli di noi, perché tu ci stai prendendo in giro. Signorina, non è così, glielo giuro. Sì, invece lo hai fatto finora. Ma la smetterai quando il signor Edoardo verrà a sapere quello che è accaduto. Signorina, per favore, questo non glielo dica al signor Edoardo, no. Non glielo dica. Vedi, io non amo i pettegolezzi. Ma uno dei miei doveri in questa casa è di informarlo su tutto. Signorina, non... Per favore, non gli dica niente. Ricorda quella volta che Roberto, Filippa, Irma e io abbiamo mangiato nella sala da pranzo? Lei non glielo disse allora. E adesso potrebbe fare la stessa cosa. In quell'occasione ho mancato i miei doveri. Ma non accadrà una seconda volta. Signorina! Hai sentito, Liliana? Sì, certo. E ti faccio i miei complimenti, sei stata proprio in gamba. Tu mi fai i complimenti. Ma adesso che ne dirà tuo padre? Ma io la conosco, Matilde, eh? E mi è così antipatica. Quando ti guarda è come, ecco, è come se ridesse di chi le sta davanti. Qualche volta anch'io ho avuto voglia di prenderla per i capelli e di strapparglieli. Sono contenta che tu non abbia avuto il coraggio. Il coraggio? E ora il signor Edoardo si arrabbierà moltissimo. Coraggio, Celeste, non ti preoccupare. Io ora andrò a parlargli e così non si arrabbierà tanto. Tu faresti questo per me? Beh, ecco, sì. Per quello che mi costa. Ah, io non lo faccio per te. Lo faccio per l'antipatia che sento verso Matilde. Però lo farai. Laura?
Io ti porto una bellissima notizia. Ah sì, e quale notizia? Il tuo Edoardo oggi accompagnerà Celeste al collegio. Quante volte ancora dovrò ripeterti, Felipa, che lui non è affatto il mio Edoardo? Va bene, ma è mio un presentimento e vedrai che prima o poi diventerà il tuo Edoardo. Ma ti sei scottata? Metti le dita tra i capelli. Beh, allora ti stavo dicendo che verrà qui. Ah sì, e tu come lo sai che Edoardo verrà al collegio per incontrarmi? E perché ne ha parlato con me? Vedi, me lo ha detto personalmente e anche per telefono. A te? Sì. Filippa, la signora direttrice ti vuole. Ah, per cosa? Questo lei non me l'ha detto e io non gliel'ho chiesto. Ecco, io di solito quando vado in un posto voglio sapere perché ci vado. Filippa, uno dei nostri doveri è quello di obbedire, della signora direttrice è quella che dà gli ordini. Va bene, ma questo non è affatto democratico. Ah, oh, Dio mio. Non sarà affatto democratico, ma in compenso è indispensabile, Felipa. Un giorno, e vi assicuro che quel giorno non è lontano, voi vedrete che la signora direttrice dovrà ascoltare anche i miei punti di vista. Allora, per il momento, Felipa, la signora direttrice ne fa benissimo a meno. Ci vado, ci vado. Ma continuerò in ogni caso a dire quello che penso senza farmi intimorire, costi quel che... non mi chiamerà per farmi un rimprovero, no? Laura, ci sono novità riguardo la zia di Celeste? Sì, c'è una novità. È appena tornata nel Nord America. Oh, santo cielo, che sollievo. Io non credo che si possa parlare di sollievo, perché ha intenzione di ritornare. Che non ritorni per portarla via. Vertis. Maria Luisa Vertis. Filippa! Ah! Io sono qui perché lei mi ha fatta chiamare, perché se lei non mi avesse chiamata io non sarei entrata. Sì, Filippa. Ora dovresti andare a portare questa lettera all'ispettorato. Allora farò subito una raccomandata. No, Filippa, questa dovresti portarla personalmente, perché siamo un po' in ritardo con i tempi, quindi tu la ricapiterai a mano e mi raccomando, ricordati di farti rilasciare la ricevuta. Sì, signora. Ah, signora, grazie alla mia naturale perspicacia, mi sono ricordata di una cosa. Ah, sì, cosa? Ecco che l'ispettorato è soltanto a pochi passi dagli uffici del signor Osamena. E con questo? Ecco, io mi chiedevo, perché trovandomi da quelle parti non passare a fargli una visita per portargli i suoi saluti? Sì, ma adesso ascolto che bisogno avrei di mandare i miei saluti al signor Rosamena quando in effetti non c'è un motivo per farlo. Non dirà sul serio, signora. In fondo è solo una dimostrazione elementare di buona creanza. Filippa, la mia buona creanza, cerco di dimostrarla, non certo mandando i miei saluti, magari in un momento poco opportuno. E per favore sbrigati a ritornare, perché qui hai molto da fare. Le assicuro che non c'è bisogno che lei mi ricordi questo. Io lavoro come un asino tutti i santi... Filippa, ti ho detto di andare a portare quella lettera senza ulteriori commenti. Sì, signora, senza ulteriori commenti. Ma se è quello che lei desidera... Grazie, Mario. Non so cosa farei senza di te. Finché non mi chiedi l'impossibile. Noi dobbiamo approfittare dell'assenza di Rene per dare inizio alla nostra azione legale. D'accordo. Però c'è sempre il dottor Farias, che è un osso ancora più duro. Mi raccomando, non mi abbandoni. Io non lascio mai un mio amico nei guai. A presto. A domani, e grazie ancora. Mi scusi. Sì, mi dica. C'è una donna che vorrebbe vederla. Chi è? Non mi ha detto il cognome, ho solo il nome. E come si chiama? Filippa. Ah, sì, che... Filippa? Come ha detto? Mi ripeta quel nome, per favore. Filippa, signore. Senta, non ci sarà un errore, forse un altro nome. No, non ci sono dubbi. È una persona a cui si adatta perfettamente il nome Filippa. La faccia passare. Sì, signore. Filippa qui. Che strano. Sì, avanti. Buongiorno. Buongiorno a lei, signor Osamena. Buongiorno. Come vanno le cose oggi? Non lo so. Non lo sa, perché? Perché se sei qui forse è successo qualcosa a Celeste al collegio. No, se ancora non è arrivata l'ora dell'entrata. Ah, sì, hai ragione. E che sciocco.
No, io sono venuta perché la signora direttrice mi ha mandata qui. Qui all'ispettorato. L'ispettorato è qua dietro l'angolo. Sì, lo so, allora, Felipe. Allora io sono salita a farle un salutino e a fare una visitina. Santo cielo, che ufficio grande. Sì, sì, non c'è male. Sì, è proprio bello. Sì. Non e il locale è suo o in affitto? Che no, è mio. Ah, che domande. Deve essere costato molto. Sì, no? Sì, in effetti. E mi dica, molto quanto? Felipe, immagino che non sarai venuta qui per chiedere quanto mi è costato questo ufficio, no? Ah, no, no. Sono qui perché... Beh, perché io ho una spina conficcata qua. Ah, sì, sì, scusa. Sì, mi dica. Signore, è arrivato Roberto con quella busta. Ah, sì, sì, lo faccia entrare, per favore. Allora, qual è questa spina che ti è rimasta qui? La zia di Celeste. Ah. Permesso, signore. Sì, avanti, Roberto. Buonasera. Vi conoscete? Ah, buonasera, Roberto. Sì, ecco quanto le occorreva, signore. Sì, grazie. No, non andartene ancora. Ecco, mi ascolti, signore. Sì. Questo problema mi ha reso così preoccupata, ma così preoccupata che sono venuta a chiederle se per caso potevo intervenire. In che senso? Guardi, signore, sì. Io sono qui solo per chiederle una cosa, no? È una domanda cruciale, la prego di credermi, perché questa è la parola, cruciale. È la domanda che vorrei farle, capisci? Sì, però qual è, Felipe? Ecco, ora, indovini, non la guardo, d'accordo, non la guardo. Felipe, per favore, Felipe. Che le succede? Senti, c'è una cosa che dovresti spiegare. Certo, allora mi dica pure, signore. Questa benedetta abitudine di appoggiarti alla scrivania, tu l'hai presa da Celeste oppure Celeste l'ha presa da te? Ecco, forse l'abbiamo in comune. Felipe, io sono molto occupato e quindi che cosa dovevi chiedermi adesso? Beh, ecco, io volevo chiederle soltanto questo. Senta, se ora lei mi desse il nome di quell'avvocato, io andrei subito da lui, ci parlerei e risolverei tutta quanta la questione. Che gliene pare? Senti, di questo passo tu farai tardi al collegio e quindi Roberto ti accompagnerà in auto, per questo gli ho detto di aspettare. Vedi, io ti ringrazio per due ragioni. Due ragioni? Sì, per avermi accompagnata e poi per avermi invitata qui. Ma per me è stato un vero piacere. No, mi correggo. Un doppio piacere. È chiaro. E poi noi due non siamo certo degli estranei. Io credo di sì. No, Roberto. Guarda che noi due siamo uniti da una bella cosa. Che cosa? Dall'amore verso Celeste. E siete stati in gelateria. E siamo stati insieme quasi un'ora. Sai, prima si è congratulata per come guidavo. Ed è chiaro che una volta rotto il ghiaccio, poi una parola tira l'altra e... Ma non lo so, invitarla mi è sembrato quasi un dovere. E non avrà fatto altro che parlare per tutto il tempo. Oh, questo sì, hai ragione. Ha iniziato a parlare prima ancora di salire in macchina. E non ha smesso finché non siamo arrivati al collegio. Lei è... non lo so, direi quasi pittoresca. Però è anche molto simpatica. Felipe, spiegami un po' con quale coraggio sei andata a disturbare un uomo così occupato come il signor Edoardo. No, ma io non l'ho affatto disturbato. Appena mi ha vista ha fatto i salti per quanto era contento. Ah, sì? È chiaro. Perché? Metti in dubbio che lui sia stato contento? No, sarebbe assurdo che lo mettessi in dubbio. No? Ah, bene. E un secondo dopo è arrivato Roberto per consegnargli una lettera. Io non l'ho potuta leggere perché stava dentro la busta, no? E allora il signor Osamena gli ha subito detto di accompagnarmi al collegio in macchina. E ti ha portata fin qui? Sì. E lungo la strada mi ha invitato in gelateria. Vuoi dire che Roberto ti ha invitato a prendere qualcosa? Sì, e io non ho fatto nient'altro che parlare, tanto che devo essere sembrata una macchinetta. Comunque è un uomo molto simpatico. Signorina, mi sono pettinata e ho anche già rammendato il vestito. E con questo? No, non dica nulla al signor Edoardo. Suonano. Per favore, non glielo dico. Ti ho detto che stanno suonando alla porta. Sì, signorina. Ciao. Come sta la nostra piccola peste? Ehi, senti, ma che ti è successo? Sono cose che accadono quando si ha la coscienza sporca. Vado a chiamare il signor Emilio. Ma tu guarda, pare che la nostra piccolina oggi non sia in vena. Con permesso. Oh. Questa bambina è sempre stato il ritratto dell'Allegri. Già. Ma oggi
Sì. Sembra l'infelicità in questo. Beh, d'accordo, non ti preoccupare troppo, perché sarà senz'altro solo una cosa da ragazzini, non credi? Sai, è la prima volta che la vedo così depressa. Che vuoi che sia? Ma questa casa è proprio stupenda. Ah, sì. Ti assicuro che se fossi al tuo posto verrei a vivere. No, non ci penso neanche. Quando Emilio ed io ci sposeremo avremo un bell'appartamento tutto per noi. Sì, sì, che vi comprerà papà, eh? Signor Rosamene è un uomo molto ricco. Com'è che sia per lui comprare a suo figlio un appartamento? Ah, Emilio è un tipo particolare, non credo che gli piacerebbe. Perché si fa troppi scrupoli, ma ci penserò io a farglieli passare. Una volta sposati, noi vivremo felici nella nostra casa. Ah, amore mio! Bene, bene, a cosa devo? Oggi abbiamo in mente un programma molto speciale. Bene. Siamo venuti a prenderti per portarti con noi. Beh, Bruno, non mi dire che hai portato tutte e due in moto. Ah, certo. Ma come certo? Ma ti rendi conto di quanto sia pericoloso? Bruno? Stavano un pochino strette, però sono andato piano. Sai, certe volte mi chiedo cos'hai dentro quella tua testolina. Nella mia testolina ci sono un sacco di idee, tutte riguardano te, Emilio, è chiaro? Bene, bene, bene. Allora, a cosa devo questa visita? Beh, te l'ho già detto, Mabel. Giù al club abbiamo fatto un programma davvero speciale. Bene, e allora di che si tratta? Oggi Bebe compie gli anni. Sì. E così noi abbiamo pensato di buttarlo vestito dentro la piscina. E a chi è venuta in mente questa idiozia? Beh, potresti essere un po' più gentile, no? Comunque l'idea è stata mia. Ma Elena, per favore, calmati. Non potevi farti venire in mente uno scherzo un po' meno imbecille? Oh, certo, è vero. Le trovate geniali vengono in mente soltanto a te. No, Elena, no. Però questo è uno scherzo infantile. Senti, non mi piace che tu mi dia della bambina soltanto perché mi va di divertirmi. Non vale la pena di litigare per queste stupidaggini. Qualcosa non va? Beh, direi di sì. Buongiorno, signore. Buongiorno. Questa è Mabel. Ah, sì, molto lieto. Scusate, ragazzi. Allora noi andiamo. Tanto sono sicura che tu preferisci restare a casa a studiare. Un genio come te non spreca tempo con queste stupidaggini. Elena, aspetta. Elena, cosa? Non doveva venire con noi. Figurati per quel che gliene importa di me. Tu sta tranquillo, adesso ci penserò io a calmarla. Arrivederla, signor Edoardo. Che è successo? Niente, volevano coinvolgermi in uno scherzo stupido. Oggi uno dei nostri amici che sta al club compie gli anni e pensavano di buttarlo vestito dentro la piscina. Tu che ne dici? In effetti lo trovo uno scherzo sciocco, come quelli che si fanno quando uno dà l'addio al celibato. Ah, no, 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 per niente al mondo mi presterei a una pagliacciata simile. Ai miei tempi in questi casi noi al massimo arrivavamo a buttare un bicchiere d'acqua addosso al festeggiato. Ma so che oggi spesso si rischia di eccedere nello scherzo. Sì, infatti. Come quelli che si nascondono nel portabagagli di un'auto vestiti come fantocci, seguiti dalle macchine dei loro amici e che escono all'improvviso. Sì, e per giustificarli la gente di solito dice che sono giovani. Ad ogni modo, se c'è qualcosa che non dovrebbe essere sprecata così, è la gioventù. Allora, considerando il mio modo di pensare, dovrei avere almeno 100 anni. Ci sono novità, Enrichetta? Sì, signore. Una. Tanto grave quanto inaspettata. Inaspettata? Grave? Ma di cosa parla? Enrichetta, lei mi spaventa. Che cosa è successo? Signore, questa volta il comportamento di Celeste ha veramente superato ogni limite tollerabile. Ma cosa ha fatto? Oggi è andata in farmacia ed è ritornata tutta spettinata con uno strappo sul vestito. Le ho chiesto cosa le fosse accaduto. Mi ha risposto niente, niente, niente. Ed è corsa via. Dopo ho saputo. Ha saputo che cosa? Si è presentato qui il signore Eugeni. Il signore Eugeni? Sì, è uno degli inquilini che abita in quel palazzo bianco qui all'angolo. Ah, sì, sì, ora ricordo, lo conosco di vista. Sì, voleva parlare con lei. Era indignato e ne aveva ragione. Indignato? E perché? Perché, vede, lui ha una figlia inoffensiva, mi creda, signore, che si chiama Matilde. E Celeste oggi l'ha picchiata e l'ha gettata a terra. Ecco quindi la spiegazione del perché è ritornata in quello stato. Accidenti, accidenti. Addirittura una zuffa fra signorine. Va bene, adesso vorrei solo sapere chi è stato ad iniziare. Ecco, signore, e dopo una lite come questa, chi ne è stato coinvolto cerca di giustificare la sua azione. Però... E io ho fatto delle domande a Celeste, e Celeste non si è neanche difesa. Ma è naturale, forse è stata aggredita. Ma, signore, io non l'ho appena detto che l'altra bambina è stata anche gettata a terra, che Celeste l'ha picchiata. E che quando Celeste aveva l'opportunità di difendersi dicendo va bene, è stata lei a iniziare come fanno i bambini, perché mi ha fatto questo, quello, quell'altro, non ha detto niente, non si è neanche difesa. E tra l'altro io sono convinta che l'esempio di Celeste sia negativo per Liliana, ma lei non mi vuole dare ascolto. Molto bene, molto bene. Dica a Celeste di venire qui. D'accordo. Dimenticavo, il signore Eugeni l'aspetta. Aspetta me? E perché? Per avere da lei una spiegazione. E può anche aspettare. Non faremo diventare una semplice lite fra bambini un affare di Stato fra persone adulte. Per favore, dica a Celeste che l'aspetto. Sì, signore.
Lo sai perché ti ho chiamata? Sì, signore. Un nostro vicino è venuto a chiedere delle spiegazioni perché tu hai aggredito sua figlia. Non so. Non sai che cosa? Che cosa vuol dire aggredire? Che l'hai picchiata, l'hai maltrattata e che le hai tirato i capelli. Beh, se è per questo me li ha tirati anche lei. Celeste, chi di solito litiga per strada? I ragazzacci. Sì, ma a quanto pare adesso lo fanno anche le signorine. Sentiamo, perché l'hai picchiata? Signore... Perché l'hai picchiata? Perché lei è molto antipatica. Ascolta, Celeste, se dovessimo picchiare tutte le persone che ci sono antipatiche, la vita diventerebbe soltanto un incontro di pugilato. Allora mi è stato riferito che l'hai spinta e l'hai gettata a terra. Ma doveva vedere come si è conciata. Celeste, ti rendi conto che avrebbe anche potuto farsi male? E così ora ti metti anche a picchiare le bambine. Molto bene, molto bene. Non voglio essere ingiusto con te, ti offro quindi un'opportunità. Chi ha iniziato la lite? O meglio ancora, chi è stata la prima ad usare le mani? Io. Lei ti aveva provocata? Sì, sì. E in che consisteva questa provocazione? Non me lo ricordo. Ti ho fatto una domanda e guardami in faccia. Non me lo ricordo, signore, non me lo ricordo. Non me lo ricordo, è la stessa cosa che ha detto anche a me, signore. Dio mio, com'è ostinata questa bambina. Celeste, è da pochissimo che si è verificato questo episodio e una cosa così importante non si dimentica in un'ora. Due ore. Anche se fossero due giorni. E quindi, per favore, ora cerca di ricordare. Ti ha ingiuriata? Che significa questo? Se ti ha offesa, se ti ha insultata. A me no. Ma allora quella Clotilde... Matilde. D'accordo, Matilde, come si chiama, è lo stesso. Allora vuol dire che ha offeso qualcuno. Sì, sì. Ah, sì? E chi? Io non me lo ricordo. No, non te lo ricordi. Non te lo ricordi. Ma cosa ti sei messa in testa? Vuoi farmi perdere la pazienza? È questo che vuoi? Adesso dimmi una cosa. Tu credi di aver fatto bene a reagire così nei suoi confronti? Sì, signore. E perché avresti fatto bene? Non me lo ricordo. No, adesso stai esagerando e mi sono stancato. A questo punto non hai più scuse, chiaro? Ti ho dato l'opportunità di giustificarti e tu l'hai rifiutata. E pertanto ora avrai il castigo che ti meriti. Sì, signore. Bene, non ti chiuderò in camera tua. Non ti priverò del dolce. Ma semplicemente per tutta questa settimana non ti rivolgerò più la parola. Signore, non mi faccia questo. Io non riuscirei mai a stare una settimana senza parlarle. Fino al prossimo mercoledì dimenticati di darmi perfino il buongiorno. Ma lei non mi vuole più bene, allora? Celeste, l'amore è come una pianta che va annaffiata tutti i giorni. È chiaro? Se uno non la cura, appassisce. Però... posso almeno guardarla? Io non posso impedirti di guardarmi, ma ora puoi andare. Sì, signore. Ah, senta, signore. Ti ho detto di non parlarmi. No, aspetta, che c'è? Allora? Io non sono cattiva. In fin dei conti sono buona. Lo sai come si dimostrano le virtù? Con i fatti e non con le parole. Bene, ora lasciami lavorare in pace. Sì, signore. Celeste. Sì. Oggi avevo programmato di accompagnarti io a scuola. Ma ho cambiato parere. Ti ci porterà Roberto. Ora va. Sì, signora. Papà. Sì? Così stai sbagliando. Ah sì? E come fai a dirlo? Quanto tempo è che noi conosciamo Celeste? Sei mesi.
E non è ancora abbastanza per capire che tipo è? D'accordo, e adesso dimmi dove vuoi arrivare. In questo periodo di tempo che è stata con noi, Celeste ha dimostrato di avere tanti difetti, sì, però sono cose comuni a tutti i bambini. Le birichinate, l'indiscrezione, la mancanza di diplomazia. Però quando mai lei è stata violenta? Oggi, con quella ragazzina. Sì, ma questa qui è la prima volta. E allora perché tu non sei andato fino in fondo? Io non l'avrei fatto. Andiamo, papà, persino un santo può arrivare a perdere la pazienza quando si ritrova davanti a un violento o a uno sciocco. No, io le ho chiesto di difendersi e lei non l'ha fatto. Non posso costringerla a fare ciò che non vuole. Sì, però una settimana senza parlarle. Emilio, tu non immagini con quanta ansietà io aspettavo che si giustificasse. Una sola parola, una sola spiegazione. Non avrei dato a questo fatto nessuna importanza. Ma adesso dobbiamo considerare che ormai siamo in conflitto con il nostro vicino. E va bene. Io continuo a credere in Celeste. Certo, anch'io. Però oltre che a Celeste, credo... Io credo in me. Non sono d'accordo, papà. Allora, che punizione le ha dato? Starà una settimana senza parlarle, ma io sarei stata più severa. Signorina, lei la conosce quella ragazzina? Quella che ha litigato con Celeste? No, mi basta aver conosciuto suo padre. Io so che tipo è. E so anche che tipo è Celeste. E se dovessi scegliere, io sceglierei Celeste. Posso sedermi vicino a te? Sì. Tu ci nascondi un segreto. Celeste, c'è forse qualcosa che non hai raccontato a papà? Sì. Che cosa? Non me la ricordo. No. Non ci credo che non te la ricordi. Vuoi soltanto nasconderla, non è così? Sì. E non vuoi dirmi di che cosa si tratta? Non me la ricordo. Celeste, per favore, guarda che farai perdere la pazienza anche a me così. Sai che cosa vedo nei tuoi occhi? Il sacrificio. Ecco quello che vedo. Emilio? Sì? Potresti venire un momento? Come? Sì, vorrei parlare di una cosa con te. Sì. Va bene, Celeste. Pensa che una settimana passa presto. Se lui non mi rivolgerà la parola, questa settimana non passerà mai. Signore, mi scusi, potrei uscire un momento? Sì, senz'altro. Grazie. Emilio, per me Celeste sotto certi aspetti è solo una ragazzina insopportabile, però non è sicuramente il tipo che picchia la gente. Sì, ed è proprio questo che prima ho detto a papà. Tu conosci quella Matilde? No, non lo so, forse l'avrò anche vista qualche volta di sfuggita. Io invece le ho anche parlato diverse volte e abbiamo litigato l'altro anno. È veramente odiosa. E poi ha l'abitudine di burlarsi di tutti. Ascolta, Emilio. Io credo di sapere come riuscire a scioglierle la lingua. Aspetta, che cosa vuoi dire? È chiaro. Se le dico che Celeste mi è antipatica, lei vuoterà il sacco. E così scoprirei quello che in realtà è successo tra loro. Se soltanto io riuscissi a convincerla, sono sicura che verrebbe fuori.
certe cose succedono sempre a me. Una settimana senza parlarmi. Una settimana senza parlarmi. Se mi avesse lasciata senza mangiare sarebbe stato meglio. Oh, Celeste. Che c'è? Celeste, avanti, dimmi una cosa. E cioè? Perché ti sei presa tutta la colpa di quello che è successo con Matilde? Che dovevo fare? Se ben ricordo, tu mi hai detto che quella ragazza aveva parlato male della signorina Enrichetta. Sì, è così. Ha detto che era una vecchia zitella brutta e acida. Mi sembra chiaro. Tu ci sei andata un po' pesante, però la sua offesa giustifica la tua reazione. E se il signor Edoardo venisse a conoscenza dei veri motivi del vostro litigio, non soltanto ti perdonerebbe, ma sono sicura che ti darebbe anche ragione. E poi, visto il rapporto che c'è fra te e la signorina Enrichetta, se io fossi al posto tuo, giustificherei la mia reazione, anche se questo significherebbe far soffrire la signorina Enrichetta. Perché adesso sei tu che stai soffrendo e questo non è giusto. No, signore, non è affatto giusto. Celeste, pensaci. Anch'io sono d'accordo con Irma. Sì, Roberto, ma tu devi promettermi che non racconterai niente al signor Edoardo. No, stai tranquilla. Si tratta di una questione che devi risolvere tu. Roberto, ascolta, tu credi che io dovrei raccontarlo al signor Edoardo? Sarebbe la cosa più sensata. Sì, è vero, però se glielo dicessi potrebbe pensare che sono solo una ragazzina pettegola a cui piace chiacchierare troppo. No, non si tratta di fare delle chiacchiere, ma di affermare la verità, Celeste. La punizione che ti ha dato è abbastanza pesante. Ma sì, Roberto, e quando ci penso mi viene una cosa qua. Ed è talmente arrabbiato con te che è andato al collegio e non ti ha accompagnata. Ma adesso ti ci porterò io, così ne approfitterò per salutare Felipe. Roberto! È una gran brava ragazza, non è vero? Ah, sì, ha un cuore d'oro. Oh, sì, inoltre è veramente simpatica. Ricordi come siamo stati bene quella sera che hai organizzato la cena a casa Rosamena per tutti noi? Sì. Senza Filippa ci saremmo annoiati. Però tu non dirle niente. Angelo Custode, ti prego, aiutami, Angelo Custode. Ho tanto bisogno di te. Non so più se è giusto come mi sto comportando. Angelo, dove sei finito oggi? Sono qui. Ah. Angelo, tu sai quello che mi è successo, non è vero? Un angelo custode sa sempre quello che accade alla bambina che protegge. Vedi, io ho picchiato quella ragazza perché rideva della signorina Enrichetta. Hai fatto male, però hai delle attenuanti. Infatti volevi difendere una persona che soffre. Sì, è così. Ma il signor Edoardo non lo sa e mi ha messo in castigo. Poco fa Roberto e Irma mi hanno consigliato come comportarmi e volevo parlartene. Molto bene, ti ascolto. Cosa ti hanno detto? Dunque, se io raccontassi tutta la verità al signor Edoardo, forse lui mi perdonerebbe. Sì, probabilmente. Ecco, allora Angelo, tu cosa ne pensi? Glielo dico. Celeste, credo proprio che tu stia per commettere un peccato di egoismo. Perché? Perché per salvarti faresti soffrire un'altra persona. E quando qualcuno, potendo scegliere tra il proprio sacrificio e quello altrui, sceglie di soffrire un po', Dio ne è felice. Sì, Angelo, però tu sai ciò che significa per me restare una settimana senza parlare al signor Edoardo. E poi perché vuoi che soffra io invece della signorina Enrichetta? Celeste, tu cominci adesso a vivere. Hai tutta la vita davanti a te. Una vita piena d'amore e di speranze. Enrichetta, quando guarda davanti a sé scrutando il suo futuro, sai che cosa vede? Una strada irta di difficoltà e piena di incertezze. Se tu soffrissi un po' al suo posto, la tua buona azione non passerebbe inosservata. E lo farai. Sì, Angelo, te lo prometto. Grazie, amore mio. Non sai quanto io ne sia felice. Vedrai, una settimana passa presto. Una settimana passa presto.
So già che mi sembrerà lunga un anno e mezzo. Così Celeste è di nuovo in castigo. Sì, non ho potuto fare a meno di punirla. Ah, spero che lei non abbia esagerato. No, Laura, chi punisce vuole soltanto educare. Beh, in fondo mi sembra giusto. Lei si comporta come meglio crede con Celeste in casa sua e io lo faccio in collegio. Naturalmente non voglio interferire nelle sue decisioni, ma desidero che mi racconti in cosa consiste la punizione. Beh, che per tutta la settimana non le rivolgerò la parola. Oh, povera Celeste. No. Celeste l'ha meritato e quindi nessuno mi farà cambiare idea, neanche lei. E va bene. Ora però non trascuriamo la nostra questione, Laura. Ah, lei si riferisce all'indagine dell'agenzia? Maria Luisa Iriarte e Maria Luisa Valdivia esistono, felicemente sposate. Ah, beate loro. Una con 3 figli e l'altra con 2 gemelle. Allora, doppiamente felici. Pertanto, andando per esclusione, lei non è più quella Laura Ledesma a cui ho fatto preparare dei documenti d'identità. Lei è senza dubbio Maria Luisa Vertis. Maria Luisa. Vertis. Maria Luisa Vertis. Trovo che sia così strano, Laura. Come? Cosa c'è di strano? Dopo 6 mesi che ci frequentiamo, dopo 6 mesi di amicizia e reciproca stima, sono finalmente riuscito a conoscere il nome e il cognome della donna che amo. Come? Cosa ha detto? Che la donna che amo non si chiama Laura Ledesma, si chiama Maria Luisa Vertis. Edoardo, ascolti, non starai esagerando preso dall'entusiasmo. No, Laura. A volte quando uno è giovane parla senza pensare, ubbidendo ai propri impulsi, però io no. Io preferisco dirglielo così, semplicemente, e dopo averci pensato molto. Perché io l'amo, Laura. Edoardo, per quello che io ricordo, lei si è comportato sempre come un vero amico, che mi ha riempito e circondato di attenzione e che mi ha teso la sua forte mano perché potessi avere almeno un po' di luce in mezzo a quell'oscurità in cui vivevo. E grazie a lei ho potuto ricordare almeno l'iniziale del nome della figlia che ho avuto. E infine il mio vero nome. E cioè Maria Luisa Vertis. Ho ricordato quella scuola dai muri bianchi, dalle tegole rosse. E persino come mi sono fatta questa cicatrice. Però ora ho scoperto che tutto questo non lo ha fatto per altruismo, per simpatia. Lei è stato spinto da un'altra cosa. Sì, Laura. Dietro tutto questo c'era il mio amore per lei. Laura, Lauretta, non sapevo che lei fosse qui, signor Rosamena, altrimenti spero di non essere stato... No, assolutamente. Questo mi solleva. Laura, tu non sai quello che è successo. Lauretta. Ecco, Robertino, il pel di carota della 5ª classe, ha rotto la tubatura dell'acqua, no? E da allora esce un getto, ma un getto d'acqua che ha bagnato i bambini in modo tale che è indescrivibile. E non riusciamo più ad agguantarli. E la signora direttrice... ti sta chiamando a voce alta la signora direttrice. Sì, vengo subito, altro... Felipe. Scusi, però... Sì, devo sì, andare. Sì. Sì, certo, è un caso di forza maggiore, capisco. Sì, vado a vedere. In ogni modo ne riparleremo, d'accordo? Sì, naturalmente, Laura, ne riparleremo. Allora, Felipe, io vado a controllare. Ha detto che ne avreste riparlato? Sì. E allora?
E allora significa che avete lasciato un discorso a metà? È probabile. Io non ho intenzione di domandarle di cosa stavate parlando. No, è naturale, no. Felipe. Però vi chiedevo, già che io ho interrotto la vostra conversazione, non potrebbe almeno accennarmi per sommi capi l'argomento del colloquio, a patto che questo non sia strettamente privato? Hai intuito come stanno le cose? Sì, era qualcosa di strettamente privato. C'è anche lei. Dimmi una cosa, Celeste, qui c'era il signor Edoardo. Tu non l'hai salutato e nemmeno lui ti ha rivolto la parola. Vuoi spiegarmi perché? Ha detto che non mi parlerà per una settimana, Felipe. Come? Ah, come si permette? Come si permette lui? Dimmi una cosa. Avanti, spiegami cos'è accaduto. È successo che l'altro ieri ho litigato con una ragazza del quartiere. E a causa sua sono stata messa in castigo. Oh. Ai, 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 ai. Signora direttrice! Signora direttrice! Signora direttrice! Signora, ma cosa c'è? Signora, deve sapere che il signor Rosamena ha inflitto alla bambina una punizione così severa che resenta la malvagità! Filippa, te lo chiedo per favore! Signora, stai attenta! Cuore di pietra! Ma come posso pensare ad esprimervi bene, signora, quando parlo di persone che non fanno altro che torturarla? Il signor Rosamena è incapace di torturare qualcuno, devi credermi, non potrebbe infliggere un castigo malvagio, nemmeno se lo volesse! Ma signora, come la chiama lei una punizione che distrugge il cuore di una bambina? Possibile che tu non sappia controllarti, metti tutto a posto immediatamente! E non calpestarli, sono i quaderni degli alunni, devo conservarli, sì, per raccogliere tutto. Lo sto già facendo, signora. Però un momentino, perché lei sa che i nervi non reggono quando venga a sapere che Celeste è stata messa in castigo. Vorrei mettere io in castigo il signor Edoardo. Non è affatto giusto, signora, che quella povera bambina abbia avuto una simile punizione. Lei può immaginare... Il signor Rosamina avrà avuto, certo, i suoi motivi. Signora, ma non si tratta della solita punizione. Vediamo, secondo lei, in che modo l'ha punita. Vediamo, provi a indovinare. Oh, le ha tolto il dolce? Le ha tolto il dolce? No, 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 quello gliel'ha lasciato, signora. L'ha forse messa in un angolo? L'ha forse chiusa nella stanza per un giorno? Insomma, no, per signora, favore! Niente del genere. Non le rivolge più la parola, capisce? E se questa bambina mi si ammalasse di claustrofobia... Mamma, che stai dicendo, Filippa? Per favore, la bambina non è stata chiusa in nessun posto e la claustrofobia non ha niente a che vedere con questo. Certo, signora, certo, spiegata. Questo è quello che c'è scritto sui libri. Ma intanto quella povera creatura è avvilita e disperata. Filippa, ma insomma, vuoi buttarmi giù tutto l'ufficio? Ora mi farai la cortesia di pulire. Metti immediatamente in ordine. Non mi sgridi, signora, non mi sgridi, per favore. Io ho combinato questo guaio, io sistemerò tutto. Mi scusi, signora. Filippa. Mi scusi. Pronto? Pronto, Elena? Sì. Pronto, sì. Sono io. Sì, mamma. Sì. Mamma, ma da dove mi stai chiamando? Sono diventata matta a forza di telefonare a quel numero che mi avevi dato di Nizza. Adesso mi trovo a Parigi. Dove? A Parigi. Ma giovedì prossimo vi raggiungerò. Hai detto giovedì? Uh-huh.